Allora, signore e signori, Spalanise è una città che ha da sempre le radici pensate nella pallavolo. Molto si sa della pallavolo maschile, però molto si dovrebbe sapere di più su quella che è stata, senza alcun dubbio, la stella più brillante della pallavolo spalanisana a livello femminile. Signore e signori, voi la conoscete per tante altre attività. Noi questa sera, oltre a quelle attività, le vogliamo concedere il giusto contributo per quanto ha saputo fare in termini sportivi. Tina Figliolini. Eccola qua, era il numero 3. Spalanise aveva due numeri 3, uno lo teneva questa signora qua e un altro lo teneva Massimo Confreda. E c'è una frase che io ho utilizzato, che è di Giulio Velasco. Palleggiatore alza la palla, ma quando si tratta di metterla a terra spetta allo schiacciatore. Ora, Tina, quanti anni sono passati dalla tua ultima esperienza in termini sportivi pallavolistici? Poi parliamo anche di altre esperienze. Buonasera a tutti, sono passati tanti anni. Ho smesso di giocare nel 95. Allora, io ho avuto pure l'onore di allenarti un po' a Pignataro quando mi occupavo di pallavolo. Dove? Mi ricordo. Ed è stata, se dovessi fare un resoconto della tua carriera, hai giocato tanti anni a Spalanise, però hai giocato anche in Serie B a Casa Giove. E per un po' hai cullato anche il sogno di cavalcare la tanto agognata Serie A. Raccontaci di quel momento, perché molte persone, molti ragazzi e ragazze di Spalanise la conoscono perché lei è un motore che non ha limiti e gira costantemente da, penso, 35-40 anni e per quanto riguarda l'organizzazione di attività storiche come il Carnevale, come i viaggi di fine anno, tante altre belle iniziative, però c'è stato un momento in cui tu potevi seriamente intraprendere la carriera di giocatrice di pallavolo Serie A. Raccontaci. Purtroppo quella passione non è stata continuata, perché allora io frequentavo l'ISEF a Cassino. Loro in effetti si erano dimostrati aperti nel darmi un appartamento, addirittura di mandarmi a dormire dalle scuole. Soltanto che il problema era proprio quello di frequentare l'università, perché i primi anni frequentazione doveva essere assidua, proprio per non avere dei debiti per quanto riguarda la presenza. E quindi lì sono stata soltanto 2 mesi, ho fatto soltanto 2 partite, che poi allora io ero la più piccola di età, quindi ero anche il jolly, però è stata una bellissima esperienza, purtroppo terminata. Vabbè, però voglio dire, poi ti sei rifatta nel mondo dello sport, con l'attività, soprattutto con dei brillanti risultati che ancora oggi riesci ad ottenere con le ragazze della ginnastica ritmica. Con la ginnastica artistica, infatti le ragazze l'anno scorso sono arrivate prima alle regionali e siamo andate poi a Cesenatico per la fase nazionale. Come vedete quante cose belle di Spalanise riusciamo a fare, eh? Nonostante tutto, nonostante la piccola dimensione, nonostante le tante problematiche, poi alla fine con l'impegno, con la fantasia, con la negazione, con il sacrificio riusciamo a raggiungere sempre grandi risultati. Allora, per questo motivo, proprio a poter creare questo filo di unione che ti unisce con il mondo della pallavolo, voglio premiarti attraverso la presenza di Costantino Capezzuto, che è di fatto l'ultimo presidente, l'attuale presidente ancora in carica dello Spalanise Volley. C'è Costantino? Eccolo qua. Costantino Capezzuto, presidente dello Spalanise Volley, premia, concetta Tina Figliolini per la carriera nell'ambito sportivo come giocatrice di pallavolo. Eccolo qua, ecco Costantino. Ecco Costantino, grazie. Riceve il premio. Allora, una battuta al volo anche con Costantino. Ho sentito dire poco fa al sindaco che, poi dopo magari ce lo spiego meglio, che finalmente il palazzetto dello sport sembra arrivare ad una giusta conclusione. Ma la squadra femminile voi ce l'avete? Ce l'abbiamo, la squadra femminile, ma anche forte, ed è allenata da Massimo Confreda, quindi può essere, non può essere altrettanto.
Oh. E allora su questo auspicio e con questo augurio io ringrazio Dina Fignolini e ringrazio il presidente dello Spallese Volley per questa bellissima premiazione che ci tenevo tanto a fare dopo tanto tempo, ma bisogna essere sempre pazienti nella vita, che il momento arriva sempre. Grazie.